me somebody. Let's go. E per i nostri amici spettatori sportivi e non sportive, spettatrici e spettatori, come ero consueto dire una volta, tanto tempo fa, ma come è vero che la storia ciclica si ritorna davanti anche a un teleschermo, questa sera, quest'oggi, questa mattina, in qualsiasi momento voi vogliate assistere ai nostri programmi e vederci per Liguria Web TV, c'è qua una società tra le più gloriose dell'intera Liguria, una società che sta vivendo un momento particolare perché ha vinto qualcosa di importante poc'anzi, proprio la precedente settimana, ma sta vivendo una stagione intrigante per la cavalcata che sta cercando di concludere, possibilmente nel migliore dei modi. Qua con me ho il presidente Andrea Tomatis. Ciao Andrea. Ciao, ciao presidente, che poi non sarebbe proprio la carica vera e propria perché è il vicepresidente, ma ormai tutti ti hanno identificato come number one dell'Unione Sportiva Albenga e il portafortuna, il portafortuna, il mitico capitano. Gioca poco, fa il capitano e vince la Coppa Italia, formato Coppa Liguria. Gabriele Patrucco, ciao Gabriele, grazie tutti, di essere con noi. Un saluto. Allora, abbiamo davanti la Coppa Liguria vinta la precedente settimana contro il Real Fiumaretta, dico bene, per un 3-1 che non ammette repliche. Qualcuno dice la Coppa Liguria, prima categoria, cosa vuoi, la Coppa di 3-9. Io dico che è un'idiozia perché intanto cominciamo a vincerla. E chi non la vince può dire quello che vuole, esatto. Chi la vinta può dire ho ottenuto un trionfo importante nella fa storia piacere. Della società. Cosa tutto ne dici, fa piacere. Fa piacere, io sono onorato di questo, cioè io tenevo a raggiungere questo obiettivo. Il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto con la salvezza, che lo dicevamo dall'inizio dell'anno. Il secondo, guarda che play-off, ti spunta il naso come Pinocchio. No, erano quelli gli obiettivi. Il secondo, i playoff, la Coppa Liguria. E ora vediamo. Vediamo, manca ancora 3 giornate alla fine, 270 minuti da vivere in apnea, durissimi. Col fiato veramente da trattenere. Intanto Gabriele Patrucco è un Tredunion davvero porta fortuna, perché il suo gol nel match di ritorno della semifinale ha contraddistinto la possibilità dell'Albenga di passare alla finale. Quindi le chiavi in mano per una vittoria che sembrava quasi annunciata, ma le vittorie non sono mai scontate. Com'è stata la cavalcata della Coppa Liguria, Gabriele? Beh, è stata lunga prima di tutto perché comunque abbiamo giocato molte partite e tra l'altro insomma siamo arrivati con un rollino importante perché abbiamo perso soltanto l'andata nei quarti di finale con l'Andorra e poi abbiamo vinto 4-2 in casa, quindi negli ultimi minuti sì. Quindi lì con l'Andorra è stata dura. È stata dura. Con l'Andorra un match che non ha mai fine, perché cominciò con qualche polemica all'andata con la sconfitta per 1-0. Sì. Polemiche, qualche scontro anche proibito nel match di ritorno domenica precedente allo stadio Annibale Riva. Poi questo 4-2 liberatorio che non ammette repliche, anche se qualcuno parlando con il papà di un giocatore e il fratello diceva dopo il primo tempo in diretta con la radio, diceva il virtuale 3-0, perché se questi segnano un gol nei primi 10 minuti tutto si riapre. E a momenti facevate davvero altro che le uova strapazzate. Io stavo malissimo. Anch'io. Che momenti si vivono in quei momenti lì? Perché poi sono cose brutte, nel senso che ci sono tanti esempi. Vedi che lo stellino, momenti, perché sono stati d'animo che non si replicano, sono uno differente dall'altro. Sì. Si passa dalla caldana alla pioggia. Sì, perché abbiamo preso 2 gol nel giro di 9 minuti, quindi solitamente, anzi, quelle partite lì quando cominciano a entrare in quel canale lì, poi spesso finiscono che la squadra che rimonta se la porta a casa, invece siamo riusciti a tenere duro e poi ci ha pensato come al solito. Io riparto dalla frase di Monsieur Le Président quando dice la salvezza l'abbiamo ottenuta, adesso puntiamo a qualcosa di più importante. Io ho detto vi sputa il naso come Pinocchio, perché con la squadra che aveva creato dall'inizio, anche se poi cammin facendo si è profondamente modificata, nell'attacco, nel centrocampo e anche nella difesa, non era una squadra da salvezza questa, Presidente, perché l'intento, diciamo, ma il rodaggio del primo anno è sempre duro, anche era con quello i nomi. Comunque di riportare l'Albenga alle posizioni che li competono. Quello era l'intento. Ne ho promossa, nuovi nomi, nuovo ambiente, nuovo spogliatoio, non è facile. Quindi era più che altro per un rodaggio, per riuscire ad abituare i ragazzi ad ingranare, a trovare un bello spogliatoio. Quello l'hanno fatto, sono orgoglioso di loro perché sono delle persone uniti.
E quindi quello è l'importante, quello che ci sta portando ora avanti così in queste vittorie è l'unione che hanno questi ragazzi, io li vedo. Da Magarino Enrico Sardo, primo allenatore che è stato anche il presidente delle Nastri Bianconera, Albenga scomparve, rischiò di scomparire dall'universo del calcio italiano e rinacque dalle ceneri come la Fenice. Magalino, Gerry Magalino fu allenatore presidente per 3 anni, dalla terza categoria si salì alla prima categoria. Fu fatale qualche risultato negativo a Magalino, arrivò Enrico Sardo. Cosa è cambiato? Perché c'è stato questo spartiacque che ha contraddistinto una marcia diversa nel cammino del campionato, nell'economia del campionato da parte dell'Albenga. Tu come capitano di mille battaglie, dalla promozione di tanti anni fa alla retrocessione in seconda e adesso alla risalita verso la promozione, hai vissuto un po' tutte le traversie dell'Albenga. Cosa è cambiato quest'anno? Quest'anno è cambiato tanto con l'arrivo del mister Sardo perché è un allenatore molto preparato, prima di tutto sul proprio lavoro e poi ci sa molto fare con ognuno di noi, non ci sono titolari, non ci sono riserve, non c'è il giocatore più forte, il giocatore più scarso, siamo 20-25 ragazzi e ci tengo a precisare, visto che siamo qui davanti alla Coppa, juniores compresa perché facevo il calcolo oggi pomeriggio, ha fatto esordire 9 ragazzi nel proseguo della Coppa, di cui 5 nella semifinale in casa, su 11 dall'inizio, e quindi ha dato anche insomma, una possibilità importante anche ai Anche in ragazzi giovani. E anche in campionato campionato, dei non si è ragazzi del mai tirato indietro, ha sempre avuto anche un buon rapporto con Mister Arvasi della Juniores, quindi 95-96, insomma. 95-96 ne ha Enrico fatto Sardo, esordire. sentirei i violini degli No, angeli ma suonarli questa allora, sera. sono strameritati. Bene, Sono abbiamo strameritati. pochi secondi a disposizione. Presidente, 270 minuti, come detto prima, da vivere in apnea intensamente. Malere millesimo, Matuziana. Matuziana, che è quasi scontato, ma non è No, non scontato mai nel scontato. calcio. Un Niente, niente punto di scontato. distanza dalla capolista. E come finirà? Breve perché siamo in chiusura. Vince il palla sicuramente. Se lo meritano loro, sono più forti di Multa loro. per il capitano Gabriele No, Petrucco. non lo ragione, so come finirà. vero, Tra ci sono una due mappa domeniche dei te lo saprò dire. Tra playoff. due domeniche te lo saprò dire. I playoff dovremo farli. Quindi, matematicamente sono fatti. Vediamo di Esatto. passare da secondo, di non perdere punti. Così almeno evitiamo di fare il primo scontro. Benissimo. Ci rivediamo qua a fine campionato, a stagione inoltrata per parlare, lo auspichiamo, di qualcosa di importante che riporti Albenga al blasone che sicuramente merita e nel posto che le compete. Grazie Capitano Gabriele Grazie a te, Patrucco, Stefano. grazie Grazie. Presidente Andrea Tomatis, in bocca al lupo e mi raccomando, eh? Grazie. Forza Complimenti Albenga. per la Coppa. Grazie. Help me somebody.